Siamo con Mina, moglie di Pippo Viscido. È una serata particolare, una serata speciale. Si ricorda Pippo, era un amico di Prima TV, un amico di Avellino, ma di tutto il calcio campano e non. E diciamo che viene ricordato, possiamo dire, alla meglio. Sì, infatti, questo vedo, che comunque ovunque ha giocato lo ricordano tutti in un modo bellissimo. Ha lasciato veramente una bella impronta nel mondo del calcio e poi era la sua passione, quindi non poteva che essere così. Assolutamente. Stasera Salerno Mubaronissi e Battipagliese. La Battipagliese era la sua squadra del cuore, è nato, cresciuto nella Battipagliese. Due società che ci tengono tantissimo a ricordarlo. Sì, infatti proprio quello pensavo quando sono arrivata, a vedere le due squadre dove lui è stato e che tutte e due l'hanno voluto bene, è stata una bella sensazione. Battipagliese che Battipagliese, e la Salerno anche c'era molto legato, quindi bella sensazione. Però diceva sempre: mi sento un lupo nonostante le origini salernitane, quindi Avellino per lui era importantissimo. Quello era un discorso che non si tocca. Avellino era l'avestato, l'Avellino, e la verità anche per me è stato importante, perché è stato un periodo molto bello della sua vita e hanno voluto bene me, i miei figli. Avellino è l'Avellino, quindi forza lupi sempre. Benissimo, che Avellino non dimenticherà mai Pippo, l'ho amato dal primo giorno. Assolutamente, io con molti tifosi dell'Avellino mi ci sento ancora, hanno sempre un messaggio per me, è nel cuore.